Ciao ragazze, allora oggi video haul, vi voglio far vedere cosa ho acquistato da OVS quando mi sono venuta a trovare le mie amiche Carmela e Federica, Carmela del canale Non Fashion and Beauty, che saluto e mando un bacione, e Federica del canale Dery Bruno qui su YouTube, la mia amica Fede, e mando un bacione anche a Federica. Vi lascio giù nell'info box il link ai loro canali. E quindi niente, un piccolo video haul di acquistini sia da OVS che al Banchetto Magico. E poi vi volevo mostrare dei bijou che mi sono stati inviati da una ragazza, Denise. Fa dei lavori davvero molto molto belli e particolari e ve li volevo mostrare. Allora, inizio col mostrarvi i prodottini di make up. E inizio col farvi vedere cosa ho acquistato da OBS. Allora, ho comprato il nuovo pennellino di Essence per ombretto. L'ho preso, non è che non ho pennelli, però mi ci sono trovata benissimo. Ne ho due da ombretto. Quando avevano le setole viola, di qualche anno fa saranno, non mi ricordo. Comunque, ho voluto prendere questo per 1,69 euro, se non erro. L'ho preso e, perché so, insomma, della qualità di questi pennellini. Poi sono stata contenta di trovare questo mascara che volevo provare da tanto. È stupendo sia il packaging, ma ne ho sentito parlare bene in ogni dove. Ed è il mascara Lash Princess Volume Mascara. Ha uno scovolino molto molto particolare, vedete? È fatto in questo modo, quindi volumizza e incurva anche le ciglia per quanto mi riguarda e mi ci sto trovando davvero bene. Lo sto provando in questi giorni, è una settimana, si può dire che ce l'ho, poi vi farò sapere. Comunque, come prima impressione, promosso. Il packaging è stupendo, è tipo in 3D, è davvero molto molto carino come mascara. Poi, sempre da Essence, ho ricomprato la mia amata base, le Love Stage, che senza di lei non riesco. Nonostante il fatto che io abbia tantissime basi, occhi, ho quelli della NYX, della MAC, la Splash Cosmetics, ne ho davvero tante, della Kiko, però mi ci trovo troppo troppo bene con questa base, non riesco a non ricomprarla. Poi, grazie a voi, sotto il video All Maquillaria, molte ragazze di Salerno mi hanno scritto che dovesse al centro avevano messo la Wet n Wild, e quindi io mi sono fiondata e purtroppo lo stand era abbastanza saccheggiato. Volevo prendere i rossetti che mi mancavano perché io ne ho tipo 8 della Wet n Wild, però erano tutti finiti. C'era solo il rossetto Pink Sugar, però secondo me non mi dona assolutamente come colore, perché è un beigiolino aranciato, non so, non credo che mi stava bene, quindi ho deciso di non prenderlo. Però ho voluto prendere questo blush perché non mi ricordo dove lessi che era il dupo dell'orgasmo di NARS, perché, ed è, vi dico subito, l'E 831 è Pearlescent Pink. Praticamente è un corallo con dei micro glitter oro, è davvero molto molto bello. Se riesco a farvelo vedere, questa luce accecante non si vede un cacchio, per non dire altro. Questo è il colore con dei riflessi oro stupendi, è davvero molto molto bello, vedete? È modulabile, molto molto pigmentato, mi piace tantissimo. E ho voluto prendere questo blush. Io sono piena di blush, però non ho resistito e l'ho voluto prendere proprio perché si dice che è il dupo dell'orgasmo di NARS, e quindi ho detto vabbè, c'è, lo compro. Poi ho preso della Wet n Wild, dato che ho finito molti correttori liquidi, come avete potuto vedere nel video dei prodotti finiti, ho voluto prendere questo Coverall Liquid Concealer Wand della Wet n Wild, ed è un correttore liquido appunto. C'era anche i stick, ma ne ho di diversi stick. Vedete, questa è la colorazione.
Si stende molto bene e devo dire la verità, è anche abbastanza coprente. Io, vi sono sincera, non è che devo coprire chissà quali occhiaie o chissà quali imperfezioni, quindi la coprenza che ha questo correttore a me sta bene, insomma, mi sta bene perché, vi ripeto, non ho molte imperfezioni da coprire, fortunatamente. Ed è l'814 beige. Diciamo, è abbastanza scuro, però penso che ci sono anche altre colorazioni. Io non ci ho fatto caso, vi dico la verità. Poi, una piccola info, sempre da OVS al centro a Salerno, hanno anche messo la Physian Formula, la famosa marca, quella lì americana, con i blush della linea Happy Booster. Se non l'avete presente, vi ho fatto un video tempo fa, quasi un anno fa, ve lo lascio giù nell'info box e vi metto qui le foto dei prodotti che sto parlando, ma fa tanti altri prodotti fantastici. Però, raga, onestamente stanno bene dove stanno perché costano troppo. Cioè, il blush, quelli lì che ho io, che mi ha mandato mia cugina dall'America, costano tipo 19 euro, una cosa di queste, 20 euro le ciprie, 20, cioè, parte tutto dai 20 euro. L'unico prodotto che costa in meno relativamente sono i mascara, quelli lì vegani che fanno loro con quel packaging a forma di foglie. Vi lascio sempre qui le foto se non avete presente il marchio. E costano 14,50 euro. Onestamente costano troppo. Quando io ho acquistato i prodotti della Physian Formula in fiera li ho pagati 5 euro. Secondo me il prezzo qui in Italia è un pochettino esagerato, pure perché non tutte le persone conoscono il brand, non tutti insomma sono disposti a spendere quei soldi quando non si sa. Non si sa, diciamo, che marca è. Io la conosco, vi dico che è buona, però in America, essendo un prodotto da drugstore, non puoi farlo pagare in Italia 30 euro. 30 euro c'era la confezione della BB Cream con altri due prodotti, le palettine pure costavano parecchio, costavano 16 euro, 20 euro, non mi ricordo, però costava troppo. Almeno per promuovere questo marchio in Italia, date che ne so. Fate una promozione, mettetegli che ne so, scontati e poi pian piano li aumentate, ma non è che partite boom con 20 euro di prodotto, non esiste proprio. Una piccola info per voi, per le ragazze di Salerno che sono curiose di provare il brand. Costa abbastanza, però se avete la possibilità di spendere quei soldi, stanno lì. Va bene. Poi vi faccio vedere cosa mi ha portato la mia amica Fede. Lei è andata alla Fiera a Napoli dell'estetica e mi ha portato questo pigmentino della Film Maquillage che è davvero carinissimo ed è un dupe della nuova collezione di MAC, quella lì, Rock e qualcosa, non mi ricordo, non voglio fare figure di merda in diretta. E quella lì con la bocca Rock Horror, se non sbaglio, ed è il numero 30, è davvero stupendo. Se non faccio danni, volevo farvi uno swatch. Troppo tardi. Comunque, vedete, questo è il colore. È davvero fantastico, super super glitteroso, molto molto bello. Enfatizza molto il colore dei miei occhi, mi piace tantissimo. Ho fatto un guaio, raga. Aspettate. Io i pigmenti li adoro, però mi fanno tutti gli inguacchi, cioè non ci sta niente da fare. Faccio vedere, caduto tutto sul computer. Vedete, questo è il colore. Cioè, bisogna metterci una bella base da sotto, però vi ripeto, è bellissimo, proprio bellissimo. Quindi ringrazio a Fede per il piccolo pensiero che ha avuto. E poi vi faccio vedere al banchetto magico cosa ho trovato e ho voluto prendere per fare il contouring. Ho comprato questo fondotinta di Sephora in polvere ed è il Fondotinte Mattificante Compact. Ve lo dico in una sottospecie di francese. Francese, qua dice Mattifying Compact Foundation, facciamo prima, questo lo so pronunciare, ed è nella colorazione Warm Toffee, Toffee Caramel. L'ho voluto prendere perché è abbastanza scuro, vedete? Mi aspettavo che era meno aranciato di quello che è, però comunque mi sta piacendo per fare il contouring, è molto scrivente, guardate.
molto molto bello. L'ho pagato 5 euro al banchetto magico e lo sto utilizzando proprio per fare il contouring. Essendo un fondotinta, ho pensato sicuramente sarà. Oh, allora ho detto spero che non sia aranciato, però sicuramente è matte. Infatti, è matto, totalmente matto, non ha sbrillini ed è perfetto insomma per fare il contouring. Quindi l'ho voluto prendere e nulla. Ha anche la spugnetta, vedete? All'interno che non ho utilizzato proprio perché non riuscirei mai ad utilizzarlo come fondo perché è proprio scurissimo. E poi vi faccio vedere cosa mi ha mandato Denise. Vi lascio giù nell'info box la pagina Facebook di Denise, dove mostra insomma tutte le sue creazioni. Sono davvero stupende. Allora, vi faccio vedere quello che indosso oggi, questo completo qui. Allora, questa collana è fatta di fili di ferro intrecciati a mano, sono tutti prodotti fatti a mano, sono personalizzabili, quindi voi potete richiedere il colore che più vi piace, la forma che più vi piace. Questo anello fighissimo, cioè è stupendo, davvero stupendo. Pure qui è bello da mettere. In coordinato con, diciamo, questa collana e questo bracciale, davvero stupendo, sempre fatto in fili di ferro, tutto intrecciato, vedete, fatto da lei. La qualità, ragazze, è davvero fantastica. I prezzi sono molto molto contenuti. Partono dai 5 euro gli anelli fino a un massimo di 25 euro per le creazioni un po' più particolari. Allora, adesso vi mostro cosa altro mi ha mandato. Allora, questa collana che ho messo sabato è stupenda, la vedete anche nella foto, è davvero stupenda, raga. Cioè, fa un effetto davvero stupendo ed è fatta con l'oro e il filo di ferro marrone. Davvero stupenda, molto molto bella. Ottima, ottima qualità, vedete, tutto fatto da lei, molto molto bella. Poi, sempre di questa linea, vi faccio vedere il bracciale perché è meraviglioso. Allora, questa è la sua pagina Facebook, The.Project Handmade. Comunque ve la lascio giù nell'info box. Ok. Questo è il bracciale, sempre fatto in filo di ferro, è davvero stupendo. Vedete che bell'effetto che fa, proprio stupendo. Cioè, con la collana poi è qualcosa di fantastico. Davvero bellissimo. Poi vi faccio vedere quell'anellino carinissimo. Aspettate, eccolo qua. Mi ha mandato un altro anello sempre su questo genere qui, leggermente più piccolino e fatto. Allora, vedete? Lo stesso genere di questo, però come ferro e filo di ferro è diverso, vedete? È tipo, vedete, col nero all'interno, argento e nero praticamente. Questo va bene anche qua. Molto molto carino. Comunque fa davvero tantissimi, tantissimi anelli, bracciali e collane, quindi vi invito a vedere la sua pagina Facebook perché davvero fa delle creazioni stupende. E poi mi ha spedito questa collana qua, queste, vedete, molto molto carina. Mi piace anche il contrasto che c'è tra l'argento e questo arancio fluo, molto molto bella. Il colore estivo però secondo me per dare un tocco di colore a qualche maglia nera, a qualche vestitino nero invernale ci sta benissimo, onestamente.
La qualità, vi ripeto, del materiale è davvero buona. E poi mi ha spedito quest'altro braccialettino qua, leggermente più sottile di questo e di quell'altro oro e marrone, e questo è monocolore e vedete argento. È argento, è dorato. Ve lo faccio vedere indossato. Qui sono regolabili perché vi ripeto, sono in filo di ferro e si possono regolare tranquillamente. Questo pure è molto molto carino. Non sono, diciamo, le classiche creazioni banali che si vedono in Fimo con i vari pupazzettini o diciamo, quei gioielli già visti. Sono davvero particolari. Cioè, io adoro questo bracciale e questa collana che non potete capire. Sono davvero stupendi. Anche il completo che indosso mi piace tantissimo, per non parlare dell'anello. Questo in particolare lo amo. Cioè, è stupendo, davvero stupendo. E poi vi faccio vedere, vabbè, sempre inerente a gioiellini, cosa ho comprato io. Questo qua. Ma vi ripeto, ce li hanno tutti perché sono quegli anelli che vanno di moda e tutto. Questi qui invece sono pezzi particolari per quanto mi riguarda. Anche perché io nei negozi non li ho mai visti, cose così. Sono davvero molto molto belli. E questo, diciamo, è un mio acquistino recente, ve lo volevo mostrare. E niente ragazze, questo è quanto. Ah, come ultimo pezzo mi sono scordata di farvi vedere, penso, i pennellini questi qua, cioè io da una cosa passa un'altra, però me li sono scordata di farveli vedere, e sono quei pennellini che hanno fatto il boom su YouTube, che sono i dupe dei Sigma, i dupe di altri pennelli. Io già li avevo neri con questo coso dorato, li avevo presi su eBay a 4 euro. Li ho trovati al cinese a Salerno, dove sta l'Imperial Sushi Wok, quel cinese grandissimo, a 4 euro. Li ho voluti prendere bianchi, perché li uso spesso, e poi ho pensato che li posso utilizzare pure per quanto trucco le persone, anziché prendere e lavare i miei di fretta e furia, perché comunque mi servono perché li uso per stendere il correttore, per fare il contouring, per stendere il primer occhi. Cioè, mi trovo molto molto bene con questi pennelli. Ho voluto prendere un altro kit per quando trucco, insomma, le persone, e sono davvero fantastici. Questi qui li ha presi anche Federica, perché siamo andate al cinese insieme a Carmela. Carmela ha preso le decorazioni natalizie molto molto carine. E io e Fede abbiamo preso questi pennellini qua, e costano tipo o 3 o 4 euro, non mi ricordo più, 4 però. E questo è quanto, ragazze. Questo è tutto. Queste sono le cosettine che ho acquistato io, che mi hanno regalato Fede, che mi ha mandato gentilmente Denise, che ringrazio. Io vi lascio giù nell'info box tutti i link utili. E niente, vi bacio forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!